Comunque noi non siamo soli questa sera, ragazzi. Ho l'emozione di presentare, ma lo lascerei fare al mio collega per ovvi motivi. Secondo voi chi è il terzo? Rompere i coglioni. Chi è secondo voi? Signore e signori, diamo il benvenuto e il bentornato ai Boscar. Un grande applauso per Andrea Hakimi Omiatol. Proprio lui! Ciao Paguri. Ragazzi, siamo arrivati alla quarta edizione. Ok. Dai. Ci sarà una volta che ti vestirai bene. Così, del Napoli. Pure la maglietta farlocca. La maglietta farlocca. Secondo te? Lele. Senti. Allora andiamo avanti, che già mi sono rotto i coglioni. Però scusa, ormai sei morente, Andrea. Non mi interessa. Non streami neanche più. Andiamo avanti. Ma la miniera dov'è la miniera? Nessuno se la caga più. Meno io ancora, ancora lavoro sul web. Facciamo qualcosa di un utile. Po' di slot. Abbiamo i signori di Twitch. Ci abbiamo i signori di Twitch che ci guardano. Ah. Stai zitto, Don Vito, prego. Avremo tantissimi ospiti, tre serate, questa è la prima novità dei Boscar. Non andate a comprare cani e gatti di razza. Bravo. Prendeteli nel canile o nel gattile. Finalmente sento dire una cosa intelligente stasera. È arrivato il momento del primo premio, non il primo inteso come primo, ma il primo premio. La prima premiazione. Stai zitto. Io volevo fare un piccolo placement al sottoscritto, ho aperto una piccola attività per cui per tutti i ragazzi da casa, punto esclamativo, oro grezzo in chat. Dai, per... Andrea! Ma mi cagate che io sono sempre qua da solo, ma qualcuno parli con me. Facciamo leggere il primo posto a Mr. Cringe. Stai zitto, Don Vito. Mr. Cringe. Il 31, gli facciamo un culo così al Siviglia. Tutti a Budapest! Sì! Tutti a puttane! Sono dei begli FKK a Budapest. Massimo, possiamo dire un crossover podcast? Ci sono anch'io, eh. Ciao Dario. Ciao amici. Benvenuto, come stai? Ciao. Vogliamo raccontare cosa? Una gag al Penelope? Vai. Contiamo, forza. Siamo andati al Penelope una volta. Che cos'è il Penelope? Che cos'è? Penelope è un centro scambisti. Ma vi siete divertiti? Eravamo entrambi minorenni, per cui sì. Davide Marra, proprio lui. Eccolo. Davide Marra con la skin palle di fuori questa sera. Esatto. Aspetta, possiamo chiedere a Marra se fa un emote? Un emote? Un emote stile Fortnite. Facciamo entrare Francesco Facchinetti! Facchinetti Color! Oddio, è tornato. Tutti un applauso a Domiato! Sono stato più al pub che a presentare. Consiglio un pub molto carino, Bilartigiani a 3 euro. Dov'è il Gabrone che piange? Perché ha perso tutto. Dov'è il Gabrone? Facciamolo piangere sul palco. Gabrone se n'è andato che è uscito un Crazy Time per 50. Ragazzi, non dovete commentare, se no stavate qua. State zitti, dai. Prego. Ma c'è anche Enza Perniciaro che 2 anni fa ha fatto casino. No, che Rubino cosa fa? Ci vediamo a Predappio, Rubino. Posso dire, ragazzi, che qua proprio OnlyFans esplode. Tanto io li vedo su Fappello. Conoscete Fappello? Sui Telegram. Devi prendere la scopa per Puli, guarda che Tota. Vabbè, ma se scopa alla fine, sì. Fappello. Si scopa sempre alla fine. Non si Reddit, scopa né durante sì. né prima. Ma chi è che paga per OnlyFans? Ma grazie, Amurant bella, c'è? C'è Amurant su Tot Hub? È il momento della busta. Della top 5. Scusatemi. Che è successo? Montezemolo. Ma c'hai contatti con Montezemolo, Andrea? Rullo di tamburi che faccio io. Con il 7,06%. Caotico. Intanto volevo fare un applauso ai futuri, ai mercanti di orecchie che non hanno potuto essere grande qui. Grande applauso. E so la band comunque. Stanno a vendere l'eroina a Cicalone. Facciamo partire il trailer così capite meglio di cosa parliamo. Facciamo partire il trailer a cura del FUB. E chi abbiamo qua? Alex Mucci! Con la foto nuda e poi non mi saluta. Eccola! Qui, Alex! Date una busta a Nel questa valletta. Nel dubbio è colpa di Mario. Date una busta a questa valletta. E non a Morgan come l'anno scorso. Era 2 anni fa. Ercole ride perché sa di cosa stiamo parlando, della droga.